Come sempre, bentrovate e bentrovati. Oggi un video dedicato a delle piccole tips, dei consigli per affrontare il caldo con stile. Partirei dal mio motto, povere sì, sporche perché. È bene sempre lavarsi, idratarsi, deodorarsi e profumarsi. E il nostro aiuto arriva Wild, sapete, brand con cui amo collaborare, che ovviamente mi ha mandato una limited edition di ricariche. Allora, di questo brand abbiamo già scoperto l'efficacia, perché vi garantisce una protezione di 24 ore che a noi donne pulite che ci laviamo piace rinfrescarci più volte. Comunque è un'efficacia di 24 ore. Sono realizzate con ingredienti naturali che sono dedicati sulla pelle, ormai mi ripeto, ma per chi non conosce il prodotto vi devo dire che appunto sono prodotti vegani, eco-friendly, che non hanno sali di alluminio, non hanno parabeni, ma hanno una grande quantità di ingredienti naturali che sono delicati sulla pelle. Ci sono anche delle ricariche dedicate a chi ha particolari esigenze, e mi è stata data la possibilità di provare queste limited edition, che ovviamente sono ispirate all'estate. Il cetriolo fresco, profumazione delicatissima di menta nero di cetriolo, mamma mia, ma veramente goduriosa, fresca, delicata. Abbiamo anche Santorini Sunset, qui la profumazione di agrumi, giglio e vaniglia, buonissima, buonissima. Santorini è per me un sogno, non solo perché mescola la cultura classica di cui io sono un amante, ma anche perché deve avere questo panorama stupendo sul mare a 360 gradi, ed è una delle mie mete preferite. Chissà, non ci sono mai stata e vorrei proprio ritrovarmi in estate a degustare un aperitivo al tramonto a Santorini. E devo dire che questi profumi mi fanno viaggiare. Poi ovviamente in estate la bevanda principe, un tè freddo ghiacciato alla pesca. E qui, mamma mia, le profumazioni sono quelle. Io vi dico che sono sempre goduriose. Tra l'altro, ho visto sul sito che c'è una limited edition dedicato al Daiquiri, con questo tripudio di fragole. Vi ricordo che i case sono in alluminio, non c'è plastica, perché una delle missioni di Wild è quella di preservare il pianeta evitando di produrre plastica. Sapete che abbiamo evitato di portare plastica in discarica per 200.000 tonnellate risparmiate, un'esagerazione. Numeri impressionanti, ma di cui noi siamo fieri, perché si risparmia plastica, ne beneficia il pianeta. Noi siamo coautori di questo trend. I case, i miei preferiti, e ovviamente contengono le mie ricariche, che sono compostabili, come potete vedere. Sono usati. Qui ho una profumazione floreale, perché avendo la possibilità di averne più di uno di case, e qui ho una profumazione delicata che è quella che sto utilizzando. Questa è fiori di cotone. Insomma, andate sul sito perché c'è l'imbarazzo della scelta. I case, questi di ultima generazione, sono stondati, più piccoli, sono graziosissimi anche per fare dei regali, sono semplicissimi. Basta schiacciare i lati, e adesso non voglio tirare giù la ricarica, ma introducete il tutto, girate e si solleva da sola. Vedete? Eccola qua. Buonissima anche questa profumazione. E che vi devo dire? Vi devo far vedere la novità interessante in limited edition, sempre i case in alluminio personalizzabili. Potete scrivere quello che volete, anche Betta Eli Red come mio codice sconto, che vi lascio, che vi porta subito ad uno sconto che scoprirete cliccando nel link.
ci sono anche i balsami labbra. Ebbene sì, Wild ha pensato anche ai balsami labbra indispensabili in estate per nutrire e proteggere le labbra con cere naturali. E tra l'altro anche il metodo per inserire in questo caso il balsamo, profumo cocco e vaniglia. Adesso proviamo ad inserirlo insieme. Ok, andiamo a togliere il beccuccio, andiamo a inserire, come potete vedere, e voilà! Ma che meraviglia, no? Ma è di una finezza unica, meraviglioso, meraviglioso, avete visto? E questa ovviamente la custodia va direttamente nella carta. Tra l'altro, gli ingredienti hanno al primo posto olio di ricino, vi ho detto cere naturali, olio di prugna, burro di karité, quindi stupendo ragazzi, stupendo. Ora ho il rossetto e non voglio sporcarlo. Mamma mia, mi sembra proprio un bel burro. Come piace a me, sapete che io sono sempre alla ricerca di burro cacao, quei burri che vanno proprio a nutrire, proteggere le labbra, non dei gloss o non di quei balsami che sono comunque molto scivolosi, ma devo recepire, percepire il nutrimento per le mie labbra. Quindi grazie Wild, avete visto com'è facile ricaricare il balsamo. Eccolo qua, nella sua bellezza, lo potete anche personalizzare. Quindi vi lascio il mio codice sconto ELIRED che cliccando sul link scoprirete la percentuale che avrete acquistando queste meraviglie. Sapete che io collaboro con aziende che regalano qualcosa anche di positivo, oltre al prodotto, la validità, l'efficacia del prodotto stesso. Anche questa missione, One Mission, piantare un albero per ogni prodotto venduto è sicuramente un valore aggiunto, un plus per l'azienda e anche per noi che acquistiamo responsabilmente. Arrivando a noi al caldo, come facciamo a combatterlo con stile? Come vedete, già capello raccolto. Quindi, dopo esserci lavate, deodorate, capelli raccolti sicuramente per chi ha il capello lungo, non dico d'obbligo, ma è suggerito raccogliere in chignon, in acconciature, in trecce i capelli per evitare la calura, di raccogliere, intrappolare calore, almeno a me dà la sensazione di respirare di più. Indossare abiti larghi, ora vedrete la mia pirouette, vale lo stesso principio, gli abiti larghi non sono aderenti, non vi si appiccicano addosso, fanno circolare l'aria, non trattengono il calore e quindi ci fanno affrontare al meglio queste giornate infernali, dove più che il caldo è l'umidità che ci fa anche innervosire, che ci fa mal tollerare qualsiasi cosa. Prediligere fibre naturali, che siano abiti, che siano pantaloni, che siano magliette, ricercare fibre 100% naturali come cotone, lino, viscosa, quelle fibre che siano termoregolatrici, la seta per eccellenza, traspiranti, che non creino sudore eccessivo, che molto spesso invece gli abiti sintetici, le fibre sintetiche ci producono, che i piedi devono respirare, quindi sandali, ciabattine, infradito, Birkenstock, sabot, qualsiasi cosa sia aperto, che faccia respirare anche il piede per non tenerlo costretto, all'interno di calzature. Io vedo
e non con invidia, anche circolare d'estate, persone che si mettono gli stivali. Ho visto anche delle ragazze per andare a ballare con tanto di minigonna e dei top o dei bikini, però con lo stivale altissimo, più o meno colorato, in stile cowboy. Assolutamente no, almeno non fa per me, ma soprattutto i miei piedi non tollererebbero una tale costrizione, un tale soffocamento, anche perché già gli ambienti chiusi d'estate sono un pullulare di odori, lo si può dire, di lezzi poco gradevoli. Figuriamoci le scarpe chiuse e qualsiasi altra cosa costringa gli odori a non avere un riciclo naturale d'aria, a non circolare e a rimanere stantii lì. Quindi assolutamente d'obbligo, sandali, ciabattine, infradito e ovviamente un piede curato. Dedicatevi anche ai vostri piedi che sono stati chiusi tutto l'inverno, tutto l'autunno dentro a scarpe, calzini, calzettoni, nessuno li ha visti. D'estate devono essere presentabilissimi. E per quanto riguarda gli accessori, io cappello di paglia, soprattutto se si va al mare, occhialoni e addirittura gli accessori di paglia. Io prediligo sicuramente anche le borse in paglia, mi piace tantissimo variarle durante l'estate. Ne ho di pelle, ma veramente mi dà fastidio anche al contatto stesso con la pelle sentire la pelle della borsa. Quindi viaggio sempre con borse di paglia, o di tela. tra cui l'ultima acquistata da Intimissimi, ma ne ho anche di Zara, bellissime, colorate all'occorrenza. E fatemi sapere voi, soprattutto se seguite questi consigli, come vi sembrano, se sembrano astrusi oppure semplici regole da seguire. Vedete, anche il vestito vi permette di sventolare e muovere l'aria. Io per ora vi saluto, vi mando tanti bacini, bacini, baciotti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!